Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Abbiamo una pagina dell'epistolario, il volume numero 1, aperta il 22 ottobre del 1918. È la lettera con cui Padre Pio, racconta quello che è accaduto in questo coro, che è il cuore del convento di San Giovanni Rotondo, proprio perché qui, il 20 settembre del 1918, Padre Pio riceve le stigmate. Il cosiddetto coro del crocifisso delle stigmate. È la prima volta il 22 ottobre che descrive al suo padre provinciale, Padre Pio, quello che è accaduto qui. Lui era solo in convento. Quel giorno era venerdì, il 20 di settembre. In convento non c'era nessuno. Padre Paolino, il padre guardiano, era a predicare per San Matteo. Mentre, ed era San Marco in Lamis, mentre Fra Nicola da Roccabascerana, il frate cercatore, era in giro per chiedere la questua alla gente, quindi restava da solo Padre Pio. Padre Pio non disse nulla a nessuno. In quel giorno e nei giorni seguenti, Padre Pio li ha trascorsi normalmente, come se nulla fosse accaduto e come se lui avesse già avuto da tempo le stigmate. Non lo aveva raccontato neanche al suo padre guardiano, né tantomeno al provinciale. La prima persona che venne a scoprire le stigmate di Padre Pio fu una donna, fu Filomena Ventrella, una sua figlia spirituale, che si accorse in sacrestia di queste macchie. Lei le definì come quelle macchie che vediamo nelle statue del Sacro Cuore di Gesù. Lo ha raccontato la sorella Vittorina che il 20 di settembre del 1918 Filomena venne qui. E poi ancora, l'indomani, il 21 settembre, fu Nina Campanile a vedere queste stimmate nel dorso delle mani, nel momento in cui gli stava dando l'offerta della messa. Nina si accorse delle stimmate e cercò di baciare la mano a Padre Pio. Padre Pio la ritirò immediatamente e disse: "Sapessi che umiliazione mi dai". Infatti disse proprio questo a Nina: "Pregherò tanto il Signore che faccia scomparire ogni cosa". Padre Paolino, il guardiano. Beh, Padre Paolino venne a sapere, ed era il guardiano della fraternità, venne a sapere delle stimmate di Padre Pio, pensate un po', dopo circa 8 giorni. Addirittura nelle sue memorie Padre Paolino scrive che lui venne a sapere delle stimmate forse anche dopo 10 giorni. E fu proprio Nina Campanile che disse a Padre Paolino: "Ah, sa padre, avete visto? Padre Pio ha ricevuto le stimmate". Padre Paolino dentro di sé cominciò a pensare: "Ma come mai? Padre Pio, siamo insieme in convento, io non mi sono accorto di nulla e non mi ha detto niente". Allora lui entrò senza bussare nella sua stanza e lo trovò nella cella numero 5 e lo trovò alla scrivania che scriveva. Lui, come lo vide, subito cercò di ritirare le mani sotto il saio e Padre Paolino disse: "No, no, 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 continua a scrivere, non ti preoccupare, come se io qui non ci fossi". E lì si accorse delle stimmate, chiese a Padre Pio quello che era accaduto, ma poi tornò in stanza e subito scrisse al ministro provinciale, lo mise al corrente di quello che era accaduto e con sua somma meraviglia si lamentò del fatto che il ministro provinciale non gli rispose e non venne qui di corsa da San Marco la Catola, dove lui era lì in convento, aveva temporaneamente spostato la curia proprio nel convento di San Marco la Catola. Ma cosa era accaduto? La provincia religiosa, come tutti i diversi conventi, come il mondo circostante, usciva dalla Spagnola e racconta Padre Benedetto, lo raccontò a Padre Pio in risposta della lettera del 17 ottobre del 1918, che circa 10 persone a San Marco la Catola ne erano uscite sane dal morbo della Spagnola. Ma questo, giusto per sottolineare l'assenza di Padre Benedetto che poi si farà sentire, e grazie a Padre Benedetto abbiamo questa testimonianza scritta di Padre Pio che ci racconta il 22 ottobre del 1918 quello che effettivamente era accaduto. E quello che era accaduto poi lo ha raccontato anche lo stesso Padre Pio ad un suo carissimo amico di Pietrelcina, Don Peppino Orlando.
A Don Peppino, Padre Pio disse, ero nel coro a fare il ringraziamento dopo la Santa Messa. Ad un tratto, scrive Don Peppino attraverso il racconto di Padre Pio, ad un tratto una grande luce colpì i miei occhi ed in mezzo a tanta luce mi apparve il Cristo piegato. Ecco, una luce che proveniva dal crocifisso. Lui era seduto. Quasi una luce gli offuscò gli occhi. Vide il Cristo, nulla mi disse, poi scomparve. E quando me ne resi conto, scrive Don Peppino attraverso questo racconto di Padre Pio, mi ritrovai tutto piegato, le mani, i piedi, il costato, cominciavano a sanguinare. E poi, a carponi, scrive Don Peppino, a carponi, quindi possiamo immaginare che Padre Pio era lì, a terra, a carponi, ha dovuto rifare a ritroso tutto il percorso, la strada per arrivare nella sua cella, che è molto lontano da qui, avrà quindi macchiato il pavimento di sangue e si sarà portato nella stanza. Che cosa accadde nella stanza, quindi nella cella numero 5? Scrive questo Don Peppino dal racconto di Padre Pio. Mi misi a letto e pregai per rivedere Gesù, ma poi rientrai in me stesso, rimirai le piaghe e piansi, sciogliendo inni di ringraziamento al Signore e tante preghiere.